Buongiorno ragazzuoli, buongiorno a tutti. Allora, qua c'è da dire, ragazzi, c'è da dire che l'Inter si è dimostrata anche ieri una ottima squadra con un valore aggiunto che è Marotta, ragazzi, perché probabilmente avere un personaggio come Marotta che fa da collante tra la proprietà, l'allenatore e i giocatori serve, perché a me quest'Inter ricorda molto la Juve dei tempi di Marotta. Squadra che sa soffrire, squadra organizzata e squadra con una rosa con poche lacune. Non dico che l'Inter sia una squadra perfetta, è una squadra con poche lacune. In tutti i ruoli ha il sostituto. Lo scorso anno si parlava del discorso che quando mancava Brozovic c'era un buco. Loro hanno sostituito comunque quella tipologia di giocatore con giocatori diversi, quindi cambiando leggermente la tipologia di gioco per non avere una dipendenza da un singolo giocatore. E questo è segno di intelligenza, a differenza nostra che abbiamo Allegri che si lamenta continuamente dei giocatori, ma la squadra da 2 anni e mezzo a questa parte la sta costruendo lui, non la sto costruendo io. Poi noi non abbiamo un minimo di fraseggio, non abbiamo un minimo di collaborazione tra parentesi tra i giocatori, i reparti sono totalmente scollati, quindi sarebbe una filippica troppo lunga di difetti che ha la Juventus, e quindi lasciamo stare. Il Napoli, d'altro canto, invece ha fatto una ottima partita contro una squadra tecnicamente superiore, più forte, più esperta per questo tipo di partite. Rimane al Napoli la soddisfazione di aver affrontato la partita, tra parentesi, alla pari, ma alla fine vince l'esperienza anche in queste manifestazioni qua. Tracollo del Manchester United che perde in casa col Galatasaray, quindi anche qui, ragazzi, dimostra che allenatori molto quotati come Ten Hag hanno sempre quel difetto lì di non capitalizzare la forza di squadra. Io su questo non sono d'accordo col Pandorino, che trova sempre scuse per i suoi pupilli. Non ci sono scusanti. Ten Hag non può perdere col Galatasaray in casa, perché anche gli 11 messi ieri del Manchester erano più forti di quelli del Galatasaray, quindi non ci sono scuse. Piccola postilla sul Pandorino: siccome ieri parecchi mi hanno scritto, io non ho litigato col Pandorino. Ho solo messo i puntini sulle i. Se in una live non tua ti metti a insultare le persone e a usare un linguaggio non appropriato, io te lo dico una volta, 2 volte, la terza volta, se vuoi parlare così vai da un'altra parte. Chiusa postilla, io non ho nulla contro il Pandorino. Poi, tra parentesi, ho sbagliato anche con Tony perché avevo inteso un'altra cosa. Mi dispiace, ma io a Tony voglio bene. Come voglio bene a tutti quelli della crew, ma se si è nella live di un altro si rispetta, tra parentesi, la conduzione dell'altro. Io lascio molto spazio a tutti, non sono quello che si mette lì e mette, però usare un linguaggio appropriato. Chiusa parentesi, ragazzi, adesso ci guarderemo le partite di stasera e giudicheremo le altre partite. Aspettando il derby, ragazzi, purtroppo questa è un'altra stagione di quelle, come posso dire, che non mi lasciano aperte tante aspettative se rimane Allegri. Se rimane Allegri sarà un'altra stagione di agonia per lottare per il quarto posto, a vedere una Juventus sempre brutta, pochi giocatori che sposano la causa dell'allenatore, quindi è una stagione così, anonima. Vi lascio un abbraccio, ragazzi, e forza Juve sempre, mi raccomando.
iscrizione a tutti i canali della crew e ci si vede presto in live. Vi abbraccio a tutti.